La Cina è vicina e Yannick Sinner ha delle cambiali molto pesanti da onorare. È vero che nella classifica virtuale ad oggi Sinner ha 11.180 punti e Sverev soltanto 6.875, quindi insomma è tanta roba. Però insomma a Pechino eh, Sinner l'anno scorso vinse, fu la vittoria che fece un po' svoltare. Eh, se vogliamo la sua carriera, anche perché per la prima volta dopo sei sconfitte riuscì lì a battere eh, Daniel Medvedev, eh, insomma, dopodiché eh, lo ha battuto per altre quattro volte di fila. Poi ci ha perso a, a, a Wimbledon, ma ora recentemente si è eh, riscattato battendolo allo US Open in 4 set e lasciandogli soltanto 7 games eh, in quei set, eh, in quei 3 set che ha vinto. Quindi, insomma, eh, ci sono 500 punti da difendere a Pechino, poi soltanto 90 a Shanghai, eh, di nuovo 500 a Vienna. E, e poi ci saranno quelli de, di parigi per dove praticamente lui si ritirò dopo aver battuto mackenzie mcdonald eh, 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 alle due e mezzo di notte il giorno dopo doveva giocare eh, mi sembra contro deminaur e decise di non giocare e poi ci sono i 1500 punti che fece alle alle finali atp eh, eh, lui in realtà ne guadagnò mille eh, perché perse in finale, come ricorderete, da Djokovic, che lui aveva battuto nei quarti cioè nel girone, nel round robin. Insomma, eh, ripeto, l'ho già detto l'altro giorno: il, il, eh, il suo margine è tale per cui secondo me ci vorrebbe un cataclisma, un terremoto perché o Sverre o, o Alcaraz riuscissero a superarlo entro la fine dell'anno. Tuttavia. Eh, insomma anche confermarsi e riuscire a mantenere il, il livello delle sconfitte a, a, a numeri bassi perché oggi lui come sapete ha perso 5 partite solo su 60 eh, insomma eh, eh, sarebbe bello ecco, che riuscisse a chiudere l'anno avendo che so, magari concesso altre due sconfitte a qualche, a qualche avversario ma avendo vinto tutto il resto eh, non so se ce la farà noi non bisogna nemmeno pretendere troppo accontentiamoci, non abbiamo mai avuto un campione così quindi insomma eh, direi che basta e avanza quello che ha fatto finora ma insomma, come ecco, ricordo, il famoso Mac che aveva perso solo tre partite eh, nel suo anno magico, era l'84, eh, quando perse, se non sbaglio, da a Parigi, da VJ a Mitragli in un torneo prima dello US Open e poi nella finale di Göteborg contro eh, Sundstrom sulla Terra Rossa, quando lui e Connors... Eh, si comportarono malissimo e fecero indispettire Arthur Asci. Insomma, comunque, eh, per, per Sinner, dunque, la, con la Cina vicina e queste cambiali pesanti da pagare, eh, staremo a vedere. Io sono ottimista, eh, anche perché si gioca tutto sommato sulle superfici predilette di Yannick. E, e quindi eh, tra l'altro, alcuni dei giocatori dei suoi avversari arrivano dalla Lever Cup. Che continua a considerare un'esibizione e che anche se mi diverte, abbiamo mandato un Pellegrino dell'anno lì, eccetera, è, 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 capisco perché faccia il sold out, si veda tutti i giocatori insieme. È comunque una manifestazione piacevole da seguire, però non c'è il terzo set, ma si gioca solo un tie break. Secondo me, Gaudenzi e l'ATP non dovrebbero sponsorizzarla, anche se eh, voglio dire, tutto fa. Eh, Porta acqua al mulino del tennis, però, eh, ecco, considerare gli head to head della Lever Cup secondo me è sbagliatissimo, ma insomma, evidentemente ci sono sempre delle, dei, dei, eh, delle strategie diplomatiche eh, fra, fra organizzatori, giocatori, ATP, eh, insomma, mh, che mi lasciano perplesso, però è eh, 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 diciamo, pragmatismo quello che mette in atto eh, Gaudenzi. E non ci sono solo, non c'è solo Sinner ovviamente eh, con la Cina. C'è Lorenzo Musetti che gioca a Chengdu e eh, che deve esordire contro o Connell. C'è Flavio Cobolli che lascerà la level cup dove era riserva e andrà a Pechino. C'è Matteo Arnaldi che va a Tokyo. E, e dal 25 settembre, così come Dardere, come Matteo Berrettini e anche come Lorenzo Sonego, insomma abbiamo tanti giocatori da seguire anche in chiave Coppa Davis. È importante vedere cosa faranno. Se, chi si meriterà più degli altri la qualificazione? Ovviamente, bisognerà seguire anche le prove del doppio bavassori bolelli eh, eh, che non devono essere necessariamente messi in discussione con un'eventuale coppia formata da Sinner e qualcun altro, Sinner Berettini e Sinner Musetti, ma insomma, eh, certamente eh, Volandi dovrà anche pensare ad eventuali alternative anche perché non è mai detto da qui a, 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 a Malaga possono succedere tante cose ci possono essere giocatori che hanno dei problemi personali chi lo sa insomma vabbè comunque questo è tutto la Cina è vicina ma eh, l'Italia ha fiducia saluti a tutti